Benvenuti amici, ci troviamo in un palco speciale per presentarvi un qualcosa di veramente bello ed interessante. Oggi parliamo di magia, parliamo di prestigiazione e lo facciamo in compagnia di un mito del settore, grazie, Max Barile. Grazie a te per aver accettato l'invito, perché tu fai parte del Club Magico Pugliese. Esattamente. Che quest'anno, per il secondo anno di seguito, presenta Tiki Tiki Show. Lo spettacolo di magia tributo a Tony Binarelli, il grande Tony Binarelli, quindi con te che sei ovviamente organizzatore e anche protagonista di questo evento che si terrà il 9 di novembre presso il Teatro Fava a Modugno. Sai tutto. Tra poco si daremo anche i dettagli. Sei bravissima. Quindi ho già dato le prime nozioni, sì, 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 sì. Però con te invece Max voglio affrontare proprio l'aspetto più bello, quello legato alla magia. La magia che fa sognare grandi, piccini, chi non si è mai esibito davanti ai genitori. Io per prima ci ho provato, ma mi è andata male con gli spettacoli di magia. L'hai fatto anche tu. Li costringevo nel soggiorno ad assistere ai miei primi spettacoli, che erano un po', come dire, disastrosi, insomma. Beh, però con una carriera che poi ha proseguito, sì, per sì. Quanti anni, Max? Beh, io ho cominciato a studiare la magia a 11 anni, quindi... Quindi si studia la magia, si studia la magia, si studia. Sono nato nel 1971, quindi per quelli che amano fare i calcoli... non diciamo l'età! È presto detto. E allora, Tiki Tiki Show a breve avrà ovviamente anche una evoluzione, perché sì. Lo abbiamo detto prima, c'è anche un premio dedicato al grande Tony Binarelli, il primo trofeo, sì, per la magia da scena. E allora, la scena è quella che vogliamo fare anche oggi, perché noi non siamo venuti qui solamente per annunciarvi uno spettacolo. Eh beh, sarebbe stato facile fare così, no? Vi faccio vedere la locandina, anzi ne approfitto, ecco, ve la faccio vedere, così avete anche memoria di quello che sarà il 9 novembre 2024, sabato sera per sabato la precisione. Sera. Sì, sì. Io con te invece voglio aprire un altro argomento, perché è vero che ci sarà questo spettacolo, ma è anche vero che lo spettacolo parte da un punto molto preciso, parte da quella che è una previsione. Sì, in effetti. Bene, e allora cosa andremo a fare, soprattutto cosa andrete a vedere il giorno 9? Ti spiego. Dunque, all'interno di questa busta io ho racchiuso due pensieri, due cose che secondo me il giorno dello spettacolo accadranno in teatro. Benissimo. Quindi ho chiuso i miei pensieri in questa busta e adesso io intendo chiudere la busta dentro. Aspetta, sì. Facciamo vedere, perché chiaramente per correttezza, guardate, questa è la busta, quindi lui ha racchiuso i due pensieri, guardate. Dietro la busta ovviamente è sigillata, guardate, facciamo una prova, giusto ve lo faccio vedere veramente per correttezza. Vedi? Sì, assolutamente. È completamente chiusa. Sigillata. Certo, quindi ci sono due previsioni. Ci sono due previsioni, una riguarda... Spieghiamo quale previsione. Sì, una previsione riguarderà un'azione che alcuni spettatori compiranno in teatro, saranno invitati sul palco alcuni spettatori. Quindi saranno coinvolti, sì, in questa azione. Sì, su questa azione tu hai fatto una previsione dando già la risposta che all'interno della quello pubblica. Che secondo me accadrà, naturalmente okay. Potrei anche sbagliare, quindi facciamo un esempio, diciamo, per far capire. Sì. Facciamo un esempio. Sì, facciamo un esempio. Tu prevedi che quel giorno sul palco saliranno, per dire, tre persone, di quelle tre persone magari una di queste avrà il nome tot, la data di nascita tot. Sì, potrebbe essere qualcosa del genere. Stiamo facendo un esempio per farvi, sì, sì, capire che cosa vuol dire. Dalla carta banalmente scelta, voglio dire, le possibilità sono tante, però non riveliamo esattamente. No, è un esempio. È un e adesso esempio. Qual è la seconda la previsione? La seconda previsione invece riguarderà il senso di un articolo di spalla di un quotidiano. Questa è la più importante. Che secondo me sapevo, questa è la più importante. Il senso di questo articolo spero di essere riuscito a intuirlo e quindi è racchiuso in questa quindi busta. Quindi tu, fammi capire, hai previsto... un articolo, sì, che uscirà, un articolo di spalla che uscirà, sì, su un quotidiano, interessantissima questa cosa. Naturalmente questi sono degli esperimenti, quindi speriamo di averci azzeccato, diciamo così. Diciamo che tu ci hai messo concentrazione, ci hai messo un po' della tua magia, un po' di intuito, un po' di ingegno, perché sì, è un mix di tutto. E allora questa busta, che vi faccio ancora rivedere,
Adesso la... Noi la chiudiamo, la sigilliamo all'interno di quest'altra busta. Lo stiamo facendo in diretta per farvi vedere proprio come funziona, guardate. Ecco qua, quindi sigilliamo. La carta sigillata e ci mettiamo il timbro. Timbro con il mio indirizzo. Questo è il timbro con l'indirizzo suo e l'indirizzo dell'associazione, quindi a te. Ok, vado. Perfetto. Timbrato, guardate la busta. È il mio indirizzo, però. Questo è l'indirizzo, magari lo copriamo, però. Mettiamo una firma. Firma, facciamo vedere la firma. Metti una firma anche tu. Ora, a questo punto la domanda... Ecco le due firme. La domanda è spontanea, nasce spontanea. Con questa busta. Oh, come faremo a garantire agli amici del pubblico che la busta non subirà nessuna, come dire, manomissione. Nessuna manomissione, nessuna magagna, nessun trucco, nessun imbroglio. Io domani mattina mi recherò presso AT Poste, è un ufficio di poste private, e spedirò questa busta, il tutto sarà video ripreso e naturalmente sulla busta avremo tutte le garanzie che la spedizione è reale, è vera, perché ci saranno i timbri, ci saranno le stampe, tutte quelle robe. Sì. Le indicazioni classiche di quando si fa una spedizione. E a chi spedirò la busta? E qui viene il bello! La busta la spedirò a te, perché mi tocca. Sarai la garante, la persona che custodirà la busta per tutto il tempo, dal suo ricevimento fino al giorno dello spettacolo. E ci tengo a precisare che una volta che mi arriverà la busta a casa, certo, quindi la spediremo magari a casa mia, vi darò proprio notizie via social della busta, dell'arrivo della stessa busta e soprattutto dove conserverò la busta. Tra l'altro la signora che gestisce il punto, il negozio dove andrò a fare la spedizione, la sera del teatro, dello spettacolo sarà con noi in teatro. Quindi sarà tripla garanzia. Salirà sul palco e verrà a controllare la busta e a darci atto del fatto che i timbri saranno sempre quelli messi da lei, tutto tranquillo e onesto. E quindi le risposte saranno confrontate la sera del 9 novembre sul palco, quindi ci sarà proprio questo confronto diretto tra quella che è la previsione e poi la risposta che ovviamente verrà data. Quindi avrete massima garanzia, è un gioco, però è un bellissimo gioco che voglio dire... Ci proviamo, è una prova, è un classico del mentalismo che non si vede un po' da un po' di tempo. Noi abbiamo deciso di fare questo numero anche naturalmente in onore di Tony Pinarelli, esatto, che proprio in Puglia durante uno spettacolo nei primi anni 2000 compì questo esperimento. Quindi stiamo ripetendo un qualcosa, stiamo omaggiando Tony per omaggiare chiaramente Tony, tutta Tony la serata Pinarelli chiaramente dedicata a lui e ci saranno magie come lo scorso anno abbiamo messo in scena un'esibizione da una sua apparizione televisiva degli anni 80. Quindi traendone ispirazione avete creato quello che è proprio lo spettacolo al quale poi abbiamo assistito l'anno scorso. E io vi devo dire la verità, io c'ero l'anno scorso, ho assistito dall'inizio alla fine ed è stato uno spettacolo pazzesco. Quindi io per prima vi invito a venire a teatro, venite, portateci i bambini, perché vi garantisco che la magia, lasciatemelo dire, un po' dalla TV è sparita. Adesso io non so bene il motivo per il quale non si dia così tanto valore a questo tipo di arte, che è un'arte che richiede uno studio, un impegno importantissimo. Ma per fortuna che ci sono dei professionisti come te e come i tuoi colleghi, certo, che attraverso proprio i club riescono comunque a portare avanti una tradizione, perché la tradizione della prestigiazione è una tradizione storica, certo, lo ricordiamo, certo. Adesso chiaramente non è limitata al solo gioco, ma è limitata a tutto uno studio, anzi è aperta soprattutto a tutto uno studio, le specialità. Esatto. E allora noi vi terremo aggiornati di quello che faremo nei prossimi giorni, quindi Max provvederà a farvi vedere il momento della spedizione, io
provvederò invece a farvi vedere il momento dell'arrivo e della conservazione della busta fino a darci appuntamento appunto al 9 di novembre presso il Teatro Fava a Modugno. Allora, io non vorrei però concludere così con la sola previsione, io vorrei concludere, diciamo, per darci appuntamento con, certo, i nostri amici, con un gioco di prestigiazione. Ah, allora, ti faccio proprio un esempio pratico, come funziona una previsione. Benissimo. Allora, io ho fatto qui una previsione. Allora, ho preso un gruppo di carte. Le facciamo vedere le carte, così facciamo, le mostriamo le carte, guardate. Da poker. La dimensione è importante perché ci garantisce che non nasconderò mai le carte dentro le mani. Come si pensava sempre, no? Che il prestigiatore nasconde qualcosa qualcosa della mano. Luoghi comuni. E invece no, sono molto grandi. Guarda Valentina, io sto facendo scorrere le carte. Tu quando vuoi mi dici stop. Chiudo gli occhi. Quando vuoi. Stop. Ok. Posso riaprirli? Certo, la mettiamo qui. Sì. È una tua libera scelta. Eccola lei, sì. Ti ho costretta? No, assolutamente no. Ti ho minacciata? Ma no! Perfetto, okay. Adesso, guarda, ti consegno le carte. Il resto del mazzo. Fai questa semplicissima operazione. Prendi la prima carta e buttala via. Mettila mettila qui. Guardate. Okay. La mettiamo sul tavolo. Questa passa là sotto. Questa sotto. Questa sul tavolo. Questa sul tavolo. Questa sotto. Questa sotto. E questa sul tavolo. E questa sul tavolo. Quindi è evidente che per effetto di queste azioni ti sono rimaste due carte a caso, giusto? Esatto, poteva carte. Rimanere una di quelle, giusto? Giusto. Okay. Ti chiedo, vuoi il re o il tre? Scelgo il re. Il re. È una tua libera scelta? Assolutamente libera. Ti ho costretta? No, perfetto. Non mi hai nemmeno minacciata. Non ti ho neanche minacciata, ma terresti il tre invece del re? Ma in realtà no, io terrei il re. Ok, io ho provato anche a corromperla, ma lei, come avete sono visto... Sono incorruttibile, vero? Non ha voluto cambiare carta. Bene, ora, parlavamo di previsione. Io già sapevo che tu quest'oggi avresti scelto il 7 di fiori e il re di quadri. E come fai a saperlo? Scusami. Guarda, allora, tu davanti a te adesso ci sono due fantastiche possibilità. La prima è che ti fidi e il gioco è finito. La seconda è che mi chiedi la prova, che facciamo? Ti chiedo la prova. Ma ti chiedo la prova. Non c'è mai nessuno che si fidi. Va bene, allora guarda, dietro le carte che tu hai liberamente scelto, io avevo già scritto prendimi e prendimi. Signori e signori, è fantastico. Ma aspetta. Che c'è? Io devo guardare gli altri. Ah, perché punto. Tu vorresti, tu pensi che io qui abbia scritto uguale? Sì. No, vabbè, ragazzi. Controlliamo. Allora, dietro le carte che tu non hai voluto, io qualcosa effettivamente ho scritto. Ma ho scritto non prendermi. Fantastico, incredibile, grazie Valentina. Oh, grazie a te, sono rimasta sconvolta perché, insomma, su una scelta di carte. Ecco, come vedete, questi sono i giochi bellissimi, insomma, giochi che... E ci divertiremo il 9. Il 9, esatto, quindi veramente venite a teatro, venite a divertirvi, venite a passare una serata piacevolissima in compagnia della magia e soprattutto in compagnia dei professionisti, dei veri professionisti. In Puglia ce ne sono veramente tanti, il club è ricco appunto di professionisti come voi, da un lato all'altro della Puglia danno appunto anche il loro supporto artistico, certo, perché stiamo parlando alla fine comunque di arte. Questa ci sarà anche Valentina. Quindi... Io mi occuperò della parte della reportistica, nel senso mi occuperò di reportizzare tutto quello che avverrà durante la serata, quindi vi mostreremo delle immagini, vi mostreremo appunto anche per chi poi non potrà esserci qualcosina dello spettacolo, però io voglio soprattutto che voi veniate appunto in teatro, che è la parte più importante. Bene, detto, penso che abbiamo detto tutto, e vediamo la regia, cosa dice la regia? Che dobbiamo... Ah, ecco, sì, c'è una gara, ci non sarà una gara. Gara, e adesso ne parliamo noi, vedi. Giustamente abbiamo anche una regista che ce lo ricorda, certo, è giusto che certo. sia così, perché parte fondamentale della serata si svolgerà appunto attraverso una gara. Cioè, Max, il primo spieghiamo. Trofeo, allora... Perché appunto c'è un trofeo. Come abbiamo detto poco fa, lo spettacolo nasce come tributo a Toni Vinarelli. Eccolo qui, sì, giro. Lo scorso anno abbiamo omaggiato Toni con magie in odor del suo modo di fare magia. E visto il successo ottenuto lo scorso anno, abbiamo deciso di ingrandire l'evento inserendo il trofeo, il premio, il primo trofeo Toni Vinarelli, che vedete qua, ve lo faccio sbirciare un attimo, e avremo prestigiatori da diverse parti, da diverse zone d'Italia, che verranno a concorrere
cercando di aggiudicarsi il primo trofeo Tony Binarelli. Quindi ognuno porterà il suo spettacolo, certo, ognuno farà del suo meglio per potersi, passatemi il termine, accaparrare un premio che è prestigioso, perché è un premio appunto dedicato a un mito, esattamente, tra l'altro un premio dedicato a un mito. Certo. Quindi approfitto anche per fare in bocca al lupo a tutti i partecipanti, certo, perché sarà una gara, una sfida all'ultima, a colpi di bacchetta magica. E allora con la nostra bacchetta magica noi vi diamo appuntamento tra qualche giorno con Max, che andrà a spedire la sua previsione, come vedete ve la faccio rivedere, firmata e chiusa da noi, quindi firmata da entrambe e sigillata, e con me durante appunto quando avverrà proprio l'arrivo, quando arriverà la busta a casa mia, e io vi mostrerò dove la terrò fino al 9 novembre, sarà lì custodita. Perfetto. Grazie a tutti, Max. Grazie a te, ci vediamo. Ci vediamo prossimamente. A teatro. A teatro.